Le conseguenze delle misure restrittive imposte dal DPCM di Conte, come tutti sapete, bar, ristoranti, pub e quant'altro alle 18 hanno il termine massimo, il termine ultimo di chiusura. Delle conseguenze davvero gravi per l'economia. Siamo a Taranto, presso il bar Simonetti di Simonetti Pietro, sito in via Umbria, e ho al mio fianco appunto il titolare Pietro Simonetti. E allora, dopo un giorno all'indomani della chiusura, per le ore fissata appunto per le ore 18, ieri è stato il primo giorno, insomma, che aria tira, che aria si respira? Dunque, io sinceramente penso che questo provvedimento non abbia sortito effetti positivi, soprattutto dal punto di vista economico per quanto ci riguarda, perché ci penalizza senza dubbio, ma poi anche dal punto di vista proprio sanitario. Che senso ha chiudere i bar alle 18? Mica per caso alle 17 funziona il discorso, il virus non si manifesta alle 18:30, quindi penso che non sia una soluzione ottimale. E d'altra parte, come dicevo prima, mette in difficoltà seriamente i commercianti, anche perché noi a quell'ora cominciamo a lavorare. Oltretutto, Simonetti, quelle misure di distanziamento che in maniera scrupolosa applicate si potevano tranquillamente applicare anche dopo le 18, non vedo il problema, stiamo parlando di bar, non di discoteche. Ma infatti, a tal proposito, mi preme sottolineare, non so se il cameraman può inquadrare, noi abbiamo messo tutti i plexiglass, per cui garantiamo una certa sicurezza all'utenza, poi abbiamo messo dei separé, poi siamo molto accorti a che non entrino più persone, ufficialmente ne possono entrare 5 poiché la struttura è abbastanza grande e quant'altro, poi igienizzanti, eccetera. Cioè ci siamo impegnati seriamente affinché tutto procedesse secondo il protocollo sanitario disposto appunto dal governo. Adesso queste chiusure così ci lasciano un po' perplessi, d'altra parte anche i miei colleghi, immagino per esempio chi ha solo il bar, è veramente una mazzata seria, perché noi abbiamo anche la tabaccheria, quindi bene o male ci salviamo un po', però poi per quanto riguarda pure il personale, è mica semplice la soluzione. Posso mettere in cassa integrazione delle ragazze che stanno con me da tanti anni, con le quali si è creato un rapporto familiare, e la cassa integrazione ce ne sono alcune addirittura che aspettano quella precedente, immaginiamo se riproponiamo la stessa situazione, quindi è uno smacco per noi commercianti. La cosa che più mi ha infastidito è sentire Conte che proponeva per l'ennesima volta questa pioggia di soldi, questa potenza di fuoco, parlava quasi fosse un bancomat, sembrava quasi che finite le sue parole il cittadino andasse sul conto, il cittadino, l'imprenditore andasse sul conto e già si trovasse l'accredito. Così non è, perché abbiamo visto le peripezie che molti hanno dovuto percorrere, fare per quelle famose misere 600 euro, per non parlare poi della cassa integrazione che, come diceva lei, a molti non è ancora arrivata, e parliamo di cassa integrazione di mesi fa. Esattamente, a questo aggiungerei volentieri anche l'aspetto fiscale, per esempio tassativo. Allora, nulla è stato fatto a proposito, per esempio anche a livello comunale. Ci abbiamo pagato il gazebo interamente per tutto l'anno e non utilizzato, le insegne, la spazzatura pur essendo chiusi, i contributi del personale interamente pagati. Poi ci aggiungo a titolo personale anche per esempio tutti gli abbonamenti che noi abbiamo con i vari gestori per i giochi e quant'altro, nulla ci è stato sottratto, c'è stato qualche rinvio, qualche slittamento di un mese, ma abbiamo comunque pagato tutto, quindi l'attività si è ritrovata, la mia come quella dei colleghi miei, si è trovata a fronteggiare dei costi che sono rimasti invariati, ma le entrate evidentemente non sono più le stesse, quindi noi viviamo seriamente un problema proprio di conto economico che è saltato proprio, non è più lo stesso, e queste 3 ore di penalizzazione per quanto mi riguarda con la chiusura alle 18 non possono che peggiorare questa situazione, e io mi vedo costretto a prendere delle decisioni. Poi si aggiunge pure il discorso, noi non possiamo licenziare, ma soprattutto, ripeto, come dicevo prima, c'è un rapporto umano col personale, qui ci sono ragazze che stanno da 10-15 anni, come facciamo a limitare i loro guadagni? Che le ragazze lo stipendino prendono, non è che possono fare grandi cose, cioè, se glielo dobbiamo pure falcidiare diventa una tragedia poi. Per concludere,
come dire, un'Italia che soffre per questi provvedimenti certamente dannosi per l'economia, una Taranto che soffre perché già conosciamo tutte le sofferenze della nostra città, alle precedenti sventure aggiungiamo anche questa. Purtroppo sì, e io devo spendere anche qualche parola per qualche settore che non è di mia competenza, tipo per le palestre, cioè veramente è una tragedia. Ci sono palestre così grandi dove si potrebbero allenare le persone contingentate, ci sono state delle organizzazioni, proprio mi dicevano degli amici proprietari di palestre, ma che la chiusura totale mi sembra veramente un colpo di mano, cioè un colpo mortale anche. E poi la Serie A. Dalla Serie A alla Serie D si può giocare tranquillamente? Evidentemente lì ci sono interessi molto più alti e per cui sono degli intoccabili.